colazione fatta con un bel muffin al cioccolato e un cappuccino, e adesso insieme alla guida stiamo andando verso il pulmino che ci porterà verso il mercato del treno, quello con la rotaia che passa in mezzo ai banchetti. Quindi credo che sia molto bello. Siamo arrivati al mercato del treno, c'è tantissima gente che fa da mangiare soprattutto. E eccolo qua il mercato del treno, bello! Non si vedeva che c'è troppa luce, il treno è appena arrivato, siamo praticamente sulla ferrovia adesso. Adesso traffico permettendo, andiamo nella parte vera e propria del mercato del treno. Entriamo praticamente fra le bancarelle attaccati direttamente alla ferrovia. Questa qui sta passando la sostanza della ferrovia. E i banchetti sono tutti intorno. Sono tutti intorno. Pazzesco. Bello però. Veramente particolare come cosa. Sì, è davvero particolare. È la prima volta che mi capita di vedere un mercato di questo tipo, con tutte le bancarelle attaccate al binario del treno, perché poi sono proprio appiccicate, neanche vicino, appiccicate ai binari del treno. Vendono qualsiasi roba, qui ad esempio vendono anche il pesce, addirittura la carne. C'è veramente un bordello di gente, anche perché lo spazio è poco, si fa quel che si riesce. Altro pesce, infatti c'è un odore che non vi dico. Qui vendono invece, non so, il cocco, delle ciabatte, verdure, c'è tantissima roba. E comunque merita. Siamo a circa tre quarti d'ora da Bangkok, quindi non ci vuole tantissimo. Abbiamo preso un furgoncino con una guida che ci ha accompagnato fin qua, e quindi adesso stiamo vedendo questo posto che è bellissimo. Ci ha appena detto che fra 3 minuti passa il treno, quindi tutti stanno spostando le loro cose, perché chiaramente il treno passando tirerebbe giù tutto, farebbe cadere tutta la roba. Quindi ognuno si sta preparando, spostando le proprie cose. Adesso noi ci sposteremo, se no il treno ci mette sotto. Speriamo di riuscire a trovare una posizione, perché qua si va a rilentissimo. E niente, ci spostiamo. A parte i momenti in cui si sente una puzza di pesce avariato pazzesca, per il resto si sente un profumo di cibo incredibile, tipo, non so, di spezie come curry o paprika o cose così. E no, è buonissimo. Qui stanno cucinando. Adesso aspettiamo che dietro di noi passi il treno. Allora, bello il passaggio del treno. È passato veramente tanto vicino, infatti bisognava schiacciarsi contro le bancarelle, perché sennò ti tirava sotto. Adesso siamo usciti, diciamo, siamo andati via dal binario, dal mercato, e stiamo andando insieme alla nostra guida che ci porta al mercato galleggiante, e poi vediamo come si sviluppa la giornata.
Siamo arrivati al mercato galleggiante e meglio di quello che pensassi, perché le barche non sono grosse, sono queste cose qui che passano in mezzo a questi canaletti, sei praticamente a livello dell'acqua, non sei magari sopraelevato, quindi magari tutti gli schizzi di acqua putrida te li becchi. Andiamo a fare i biglietti e saliamo. Bellissimo andare su questa lancia in mezzo ai canali e alle case. È una figata perché va velocissimo. Ma guarda che bello questo ristorantino. Dove? I cavi elettrici nell'acqua. Ma che roba! Questa è a prova di bestia. Bello però. Un po' sporco, c'è un po' di sporcizia. Il bello è anche questo della Thailandia. Va come un treno, va! Va velocissimo! Guarda come spinge! Guarda come va! Metteremo più o meno mezz'oretta arrivare, sto cercando di allentare, adesso sto andando sui canali. È bello, qua chiaramente vicino alle case l'edificio rallenta, perché sennò schizzerebbe da matti. E qua secondo me si riparte la velocità della luce. E così è, infatti. I'm finding love, I'm hiding, I'm searching, I'm loving, I'm finding love, I'm hiding, I'm searching, I'm loving, I'm finding love, I'm hiding. Ecco, sono appena saliti sul ponte che attraversa il canale. E questa è la vista. Praticamente vediamo tutti i traghettini che passano sotto. Quelli che fanno da mangiare direttamente vicino alla banchina. Veramente bello. Qua sotto c'è uno con un pitone, un serpente sulle spalle. E poco fa abbiamo visto uno slow loris bellissimo. Era piccolino, stava nella mano dentro di quel signore. Qui c'è una che mi infastidisce, ma niente. E facciamo ancora qualche riprese e poi si continua. I'm finding love, I'm hiding, I'm searching, I'm loving, I'm finding love, I'm hiding, I'm searching, I'm loving, 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 loving. Ok, prima di andare a vedere il ponte sul fiume Kwai, ci siamo fermati al cimitero di guerra, qui a Kanchanaburi. È tenuto benissimo e chiaramente ci sono tutte le vittime della Seconda Guerra Mondiale. E dopo aver visto il cimitero monumentale, il cimitero di guerra, siamo arrivati a vedere il ponte sul fiume Kwai. Eccolo qui. Bellissimo. Perché è diventato così famoso questo ponte? Innanzitutto perché costituisce una piccola parte dei 415 km della famosa ferrovia della morte,
quella che i giapponesi hanno fatto costruire a partire dal 1942 per collegare la Thailandia alla Birmania. E nel 1945 poi questo ponte è stato distrutto dagli alleati ed è stato poi ricostruito negli anni successivi. È diventato quindi una meta turistica molto importante e proprio per questo infatti ci sono bancarelle dappertutto, qui intorno ci sono negozi che vendono qualsiasi tipo di roba. La cosa bella è che su questo binario, che adesso vediamo, passa un treno tutto colorato che hanno fatto costruire apposta per i turisti e che però non ha nessun valore storico. Le vie che ospitano le guest house hanno il nome degli stati che hanno partecipato alla Seconda Guerra Mondiale. Tranquilla, ci abbiamo messo anche poco a vedere il ponte, quindi è stata una cosa molto rapida. Ho ceduto alla tentazione, ho preso ben 4 paia di pantaloni bracaloni con gli elefanti, spettacolari. Ok, dopo qualche acquisto ignorante torniamo verso il pulmino e torniamo verso l'albergo, anzi forse andremo a mangiare qualcosa, forse al Din Tai Fung, qualche bel raviolone. E niente, a Yutaya si va domani, quindi per oggi bello, tanta roba. Dopo essere tornati in hotel ci siamo cambiati e adesso siamo tornati in centro, stiamo andando a mangiare al Din Tai Fung, quello che fa i ravioli, quelli buonissimi, e nella zona del Central World dove c'è anche un hotel super lusso, c'è un centro commerciale e sempre da quelle parti c'è anche il Lumpini Park, c'è un parco molto bello che presenta anche un lago forse dentro, e dove ci siamo fortunati e riusciamo magari a vedere i varani, sempre se ci andiamo, ma non credo perché magari a una certa ora chiuderà, quindi adesso limitiamoci a mangiare, poi vedremo. Dopo 2 fermate di metro e 10 minuti di strada siamo arrivati, dov'è? Al Central World. Il Central World è un centro commerciale molto grosso, forse quello più grosso di Bangkok, dove ci sono tantissimi ristoranti, negozi e dentro c'è anche un hotel di lusso, dicono uno dei più belli di Bangkok, che si chiama Sentara Grand. Appena usciti dal Din Tai Fung abbiamo mangiato come le bestie, una marea di ravioli, riso fritto, dumplings, insomma si mangiava da Dio, è sempre una garanzia mangiare da Din Tai Fung, tanta roba. I was young, I was surviving the times, waiting for my moment, I was destined to shine. Lil Ray had an NXX, I was hoping I'm next, wanting bracelets, never had a rope on my neck, unless I was holding Taiye chain, rest in peace, even though that night you flipped on us, she warned us. Boh, anche per oggi abbiamo finito, è stata una giornata impegnativa ma bella, molto bella, abbiamo visto tantissime cose, una più bella dell'altra. Ci rivediamo domani.